torna anche quest'anno in questa piazza grande dove ci troviamo ora, Etiche, il Festival della Cittadinanza Attiva. Dall'8 al 10 maggio le associazioni di volontariato modenese si presentano alla cittadinanza. Sono passati 20 anni da quando è caduto il muro di Berlino, era il novembre del 1989. Fu un momento straordinario e molti pensarono che con la caduta del muro il mondo potesse diventare migliore. È andata veramente così? Ed è attorno a questo anniversario che quest'anno si svolge dall'8 al 10 maggio in Centro Storico a Modena l'edizione 2009 di Etiche. Dal muro di Berlino ai muri che ogni giorno ci troviamo davanti, da quelli dell'intolleranza a quelli della incomunicabilità oppure quelli della malattia. Per 3 giorni Etiche si confronterà sul tema dei muri. Ancora una volta saranno i volontari modenesi ad essere protagonisti di questo evento che si aprirà la sera dell'8 maggio con un incontro con il regista Andrea Segre, il giornalista Rai Flavio Fusi e il direttore di Limes Lucio Caracciolo. Ospite a Etiche la sera di sabato 9 maggio Daniele Biacchessi e i Gang con Il Paese della Vergogna, un testo che ripercorre tutti i buchi neri della democrazia italiana e tutti i muri contro i quali si sono scontrati quelli che hanno cercato di svelare i misteri d'Italia. Ma i muri si possono anche abbattere, lo dimostrerà Alessandro Bergonzoni quando domenica 10 maggio sarà uno dei relatori di una tavola rotonda sul tema Le reti e i muri, condividere i saperi per combattere le malattie. E si possono abbattere anche i muri della diversità, dell'handicap, come ci racconta nel suo spettacolo Davide Anzalone che la sera di domenica 10 maggio chiuderà l'edizione 2009 di Etiche. Tutti gli appuntamenti avranno come sfondo Piazza Grande a Modena, luogo simbolo dell'aggregazione e dell'abbattimento dei muri. Nella 3 giorni modenese ci saranno laboratori artistico-culturali, spettacoli itineranti, momenti didattici e soprattutto visibilità per i tanti che fanno volontariato. L'8, il 9 e 10 maggio in Piazza Grande si svolgerà Etiche, per una volta sarà il volontariato ad offrirsi alla città. L'importanza di manifestazioni come queste? Sicuramente sono molto importanti perché noi associazioni di volontariato, noi volontari, spesso chiediamo alla città, chiediamo dei contributi, chiediamo di lavorare per noi. Questa volta noi offriamo alla città, offriamo a tutti coloro che passeranno, che vorranno venire in queste giornate in Piazza Grande, offriremo delle cose che noi abbiamo prodotto, i nostri progetti, in filmato, in video, in fotografia, offriremo degli spettacoli, offriremo degli incontri in cui spiegheremo che cosa noi facciamo per la città, per gli altri, per la città nostra, ma anche per altri mondi. Ma il mondo del volontariato modenese ha bisogno anche di testimonial, di personaggi che vogliono donare la propria immagine e il proprio tempo a favore degli altri. Uno dei più cari al mondo del volontariato modenese appunto è Paolo Belli. Tu hai iniziato con la Nazionale Italiana Cantanti, come è iniziato il tuo rapporto ormai oltre che ventennale con la Nazionale Italiana Cantanti, poi attraverso la Nazionale Italiana Cantanti hai deciso di dare vita a Rock No War, con Rock No War hai conosciuto il progetto Chernobyl, quindi è stato un accrescimento il tuo. Comunque, Nazionale Italiana Cantanti. No. Io ho cominciato privatamente da solo, perché avevo bisogno di crescere molto prima che io poi diventassi una persona pubblica. Poi quando sono diventato una persona pubblica ho cominciato ad avere anche delle perplessità, ho cominciato a dire ma pubblicamente esporsi è giusto, non è giusto. Un giorno ho incontrato Andrea Mingardi che mi ha chiesto se volevo far parte della Nazionale dei Cantanti e siccome adoro il calcio ho detto di sì subito. E sposando la causa Nazionale Cantanti mi sono accorto che si può e anzi a volte si deve esporsi pubblicamente e questo modo poi mi è servito per creare Rock No War. Rock No War è appunto partito da questa base, cioè il fatto del gruppo. Innanzitutto se sei in un gruppo forte possono esserci persone famose o non famose, ma ci devono essere persone che hanno voglia di concretizzare. La Nazionale Cantante mi ha insegnato che ci possono essere persone che ti danno dei contributi e tu devi garantire fino all'ultimo euro che tutto debba essere finalizzato. E quindi mi ha dato la possibilità di creare Rock No War, ma in realtà Rock No War come la Nazionale Cantante non è Paolo Belli, è fatta da persone capaci, volenterose, intelligenti, che non gli è gravoso, non è un sacrificio da fare per gli altri, ma anzi è un piacere, come ti dicevo prima, perché ci gratifica.
io ero una persona ignorante. Ignoranza vuol dire cattiveria. Siccome non voglio essere cattivo, non voglio essere ignorante, ho trovato una strada che è quella appunto di essere meno cattivo possibile, di essere meno ignorante possibile. Se vi sentite ignoranti, se vi sentite cattivi, guardate, c'è una grande opportunità che abbiamo, che è quella della solidarietà. Provateci e poi magari mi dite qual è la vostra esperienza.